Ciao a tutti, siamo qui per iniziare la diretta di The Evil Within, gioco abbastanza atteso da parte dei fan dell'horror. E niente, insomma, noi l'abbiamo recensito proprio in questi giorni, anzi in queste ore, scusate. Il voto che abbiamo dato non è dei migliori, è un 7, quindi un buon voto, buono nel senso scolastico del termine, ma non è senz'altro il voto che magari gli appassionati dell'horror si attendevano. I motivi per cui questo è accaduto lo scopriremo tra poco. Molte persone hanno detto sì, però a me comunque il gioco fa ugualmente paura, e quindi a questo punto non resta che vedere di persona voi con i vostri occhi e decidere se quello che vedete vi piace oppure no. Cominciamo una nuova partita. Come livello di difficoltà possiamo scegliere all'inizio tra inesperto, quindi durante la partita il livello di difficoltà può essere appunto solo diminuito, abbassando il livello di difficoltà dovrai ricominciare il capitolo. Puoi modificare la difficoltà nelle menu opzioni. Il menu inesperto è per i deboli e timorosi, mira automatica sempre abilitata e un numero leggermente maggiore di munizioni. Sopravvivenza, difficoltà normale, mettiti alla prova e supera le tue paure. In questo caso direi che possiamo fare questo livello. E adesso direi di lasciare spazio all'intro. 99, serve copertura codice 3, vi commenta l'ospita. 184, ricevuto, codice 3, 3 minuti. Ricevuto 184. Mi spiace, detective. So che stavate smontando, ma ci toccherà fare una deviazione. Sembra grave. Una rivolta? Hanno chiamato prima che vi passassi a prendere. Omicidio plurimo. Ci sono già 6 unità sul posto. 131, rispondete. Forse è il fantasma di quel dottore impazzito che ha fatto a pezzi i suoi pazienti. Non esattamente. Alcuni pazienti sono scomparsi. Un grosso scandalo. Comunque, fa venire i brividi, no? 127, 124, rispondete. Joseph. Pensi ci sia un collegamento? È una possibilità. Ma credo che i dati siano riservati. Agenti sul posto, rispondete. Centrale, qui Castellanos dalla 184. Qual è la situazione? Passo. 184, attenzione, non riusciamo a tornare via radio le unità al picco. Qualcuno mi... Oh, cazzo! Cristo! Detective Kidman, hai qualche idea? Ancora no. Ma capiremo meglio quando arriveremo là. Cosa ne pensi? Connelly, contatta la centrale e aggiornali. Joseph Kidman, con me. Dobbiamo dare un'occhiata. Va bene. Eccoci finalmente qua. Allora, per prima cosa da precisare, questa che state vedendo adesso è la versione PC del gioco e la prima cosa che si nota è questo aspetto così cinematografico con queste bande nere sopra e sotto.
A Lucaforte, esempio, che a recensito gioco sono piaciute, nel senso che gli danno maggior senso del cinematografico e in alcuni casi, oscurando parte dello schermo, rendono forse anche un po' più emozionante il gioco. A me francamente non convincono, perché nel senso, il gioco deve essere emozionante per quello che vedo, non per quello che non vedo. E soprattutto su console, provato su PlayStation 4, il gioco scatta vistosamente, e calcolando che mi sono informato con Digital Foundry, queste bande equivalgono al 25% dello schermo, non oso immaginare cosa sarebbe del motore grafico se dovesse gestire anche un quarto dello schermo in più. Buon pomeriggio anche a te, Spike. Una che cosa, dovrei aver risolto i problemi di audio nelle cuffie e di microfono. Se mi confermate che mi si sente in che mi si sente a voce e che si sente anche l'audio del gioco, sto più tranquillo. Grazie. Ecco, questo è il nostro assistente. Questi sono i nostri due assistenti, a dire il vero, e li incontreremo alle volte nel corso del gioco. Odore di sangue. Bene. Stiamo allerta. Noi andiamo a controllare, non far passare nessuno da questa porta. Forse dovrei venire con voi. Non sappiamo cosa sta succedendo. Devi coprirci. Devo dire, e so che purtroppo è un'esclamazione trita e ritrita, che su PC il gioco pare già così molto più bello da vedere che non su PlayStation 4. Insomma, una next gen che scatta su Alien Isolation e che scatta con un gioco che mostra solamente il 25% dello schermo a distanza di un anno dalla sua release non è il massimo. È ferito? Cosa è successo? Non può essere. Il doppiaggio non è male, anche se in alcuni casi impossibile. È un po' fuori contesto. Ruvik è... Nel senso, le volte la gente parla con un tono che non le mi sembra di sorveglianza ci diranno di più. Perfettamente calzante con quello che accade su schermo. Ma alle volte, insomma, ci vorrebbe un tono magari più drammatico, più stanco, più affranto, e magari senti come se il doppiatore non avesse bene in mente, cioè non sapesse cosa poi stava accadendo, cosa accade realmente a schermo. E qui facciamo la conoscenza con il cattivone, credo, del gioco. Comunque un tizio molto veloce e molto letale. Cosa? Ecco, e qui, come ho avuto modo di scrivere anche in un altro pezzo che ho scritto altrove, si comincia a perdere già dall'inizio un po' il senso di quello che sta accadendo. Nel senso, veniamo coltellati da questa creatura demoniaca e ci risvegliamo appesi. Pronti per essere macellati. Come sentite ci sono rumori turpi. Questa tizia sta macellando un essere vivente, a giudicare dai rumori che faceva. E se ne va con la parte superiore di questo povero uomo. A questo punto noi direi che dobbiamo cercare di prendere questo pugnale ondeggiando. Sì. Vi assicuro che lui nel frattempo, ecco, si muove.
Ecco, ci si accovaccia così. E ve lo dico, per uscire, questo l'ho già visto quando bisogna fare la recensione, bisogna entrare qua e rubare le chiavi. Nel frattempo, frattaglie umane, intestini che penzano, sangue a profusione. Monto una Nvidia GTX 670, 680, non mi ricordo mai. Cadaveri vengono buttati giù così, come se piovesse. E con estrema cautela proviamo ad allontanarci dal macellaio. Checkpoint! Ecco, qui possiamo ammirare la stanza. Nel frattempo Piero Angela, come sentite dalle note, si appresta ad andare in onda con Quark. Però non c'è più il macellaio. Dove sarà andato? Eccolo qua! Una sega elettrica sul polpaccio. Giù la gabbia. E a quanto pare questo manicomio era dotato di queste simpatiche strutture. Chi non si doterebbe in un manicomio? Ecco, scivoliamo in mezzo al sangue e alle frattaglie, che neanche a Gardaland. E qui una bella pozza di sangue per dare un tocco un po' più splatter qualora mancasse al gioco. Allora, Gianni War mi chiede se è frustrante. In realtà no. Fin dove sono arrivato io, no. Ci sono dei punti che potevano essere fatti meglio, però insomma li ho passati al quarto, quinto tentativo. Naturalmente adesso che sto facendo la diretta li passerò al decimo tentativo, ma questo è ovvio. Ci sarà qualcosa da raccogliere qua? Chiaramente a chi si fosse messo in ascolto solo ora e non si fosse ancora messo a seguire Eurogamer Italia, lo faccia subito o il macellaio vi verrà a prendere questa notte a casa, sappiatelo. E potreste non essere così bravi a scappare come lo è stato questo detective zoppo. Ma in realtà non è un gioco comico, è un gioco... No, mi guarderei bene da dire che è un gioco comico. In realtà mi sembra un horror molto canonico. Cioè, la pozza di sangue con le frattaglie umane, il macellaio che taglia la gente, sono cose che magari 15 anni fa facevano un certo effetto. Oggi non lo so, però... ci sarà senz'altro chi è affascinato da un gioco vintage, chi comunque ha amato i Resident Evil e vuole avere un altro Resident Evil 2.0 oggi. Vecchia nota delle fogne. Oltre alla porta chiusa, in fondo alle fogne c'è una scala che conduce al vecchio reparto. Se riesci a attraversarlo, troverai un ascensore che porta all'esterno. Potresti essere l'unica persona a scappare, l'unica a sopravvivere.
Però, ad esempio, chi lascia un documento così e poi muore sulla carrozzella? Non lo so. Io il gioco non l'ho finito, lo dico subito. Però queste cose sono cose che mi hanno fatto un po'. Ne accadono tante altre. Sono cose che mi hanno lasciato un po' la cosiddetta suspension of disbelief, come si dice in gergo. Perché ad esempio uno che ti lascia una nota così, ma perché, insomma, chi è? Allora sapevano che sarei già passato? Qui. Allora, tra l'altro più avanti leggerò che i lucchetti si possono distruggere a botte in testa, però qua non posso tirare le mazzate ancora e quindi non resta che andare avanti. Non si vede una ceppa. Manicomio è? Ma in realtà è tutto così sto gioco, cioè vedrai andando avanti che ci sono tanti livelli surreali, un po' scollegati tra loro e tu ti domandi, ma qual è il filo logico? E io devo dirti, dopo un bel po' di ore non l'ho trovato. E alla fine, come ho anche scritto, dopo un po' sono semplicemente tanti livelli che ti arrivano uno in fila all'altro. Nota del locale caldaio. Ore 13, inizio del test del sistema STEM. Funziona. Confermata la sincronizzazione delle onde cerebrali con perdite minime. L'esperimento procede. Raccolte dati in corso. 13.30, anomalia che non coinvolge il soggetto. La persona che annota i dati afferma di sentirsi male e poi entra in coma per ragioni sconosciute. Il dottore ordina di spegnere lo stem. Il personale lamenta nausea e i presenti perdono conoscenza uno dopo l'altro. Chi è ancora in sé prova a fuggire dall'ospedale, ma per qualche misteriosa ragione non ci riesce. Lo stem dovrebbe essere spento, ma le onde cerebrali del soggetto sono ancora sincronizzate con quelle della fonte. Lui è l'uomo. Quell'uomo è apparso. Vabbè. Quindi c'è un esperimento su onde cerebrali, gente che fugge, gente che scappa. Che sia questa la causa dell'orrore? Ecco, anche sto qua, nel senso, abbiamo capito che è ferito, ma io non posso stare 20 minuti con uno che zoppica. Vabbè. Dai, che ce la fai. Attenzione, arriva il macellaio. Noi che facciamo? Che facciamo? Meglio nascondersi qua dentro. Eccolo qua. Allora, Demigod, l'avevo detto prima, forse ti sei connesso dopo. Su PC mi sembra una scelta artistica, su console mi sembra una scelta tecnica perché il gioco scatta. Non in maniera esagerata, non sempre, ma scatta in alcuni momenti. E quindi secondo me la scelta di non calcolare il 25% dello schermo è anche un po' una furbata, mettiamola così. Però sono mie sensazioni, non posso dirtelo con certezza. Aspettate che nel frattempo ricevo tutta la gente che mi scrive in questo momento. Però come dicevo, in alcuni momenti non vedo bene quello che succede e non vedere quello che succede semplicemente perché mi hai messo due strisce nere non è che mi entusiasmi. Cioè preferisco spaventarmi per quello che vedo e non perché potrebbe succedere qualcosa che però non vedo.
Ce la faremo a scappare. Noi nel frattempo prendiamo un'altra bottiglia. Allora, Outlast mi ha fatto molta più paura. Ma allora, qui c'è proprio una differenza filosofica. Outlast è un altro di quei giochi dove alla fine tu ti senti sempre debole. Qua comunque alla fine avrai un tuo arsenale col quale far fuori la gente. Sembra una differenza da poco, ma non lo è. Cioè, quando sai che tu non puoi fare altro che scappare, hai addosso un'angoscia che è diversa da mo mi hai rotto le palle, ti scarico addosso un fucile a pompa. E quindi chiaramente cambia un po' tutto il background psicologico. Per il resto sì, inizi con un gioco horror dove sei chiuso in un manicomio, ma in realtà ce ne sono tanti altri così. Chi aprirà mai le porte dell'ascensore? Non lo sapremo. Dead Space 1 e 2 sì, mi sono piaciuti. E mi hanno messo anche addosso una certa angoscia, non da poco. E adesso titoli di testa per The Evil Within. Vedete bere spesso perché purtroppo mi sto ammalando, mi sta venendo mal di gola e quindi devo rinfrescarmi l'ugola con una certa frequenza. Per me sì, ma devo dirti, questo gioco l'ho giocato 8-9 ore per fare il pezzo che ho scritto su Corriere, e in queste 8-9 ore non mi sono mai spaventato né angosciato. Un paio di volte mi sono un po' schifato, nel senso che ci sono delle cose veramente molto splatterose, però ecco, paura, angoscia, ecco quello no. Che può anche andare bene, nel senso. Non è che io ambisca nella vita a essere angosciato. Però ecco, come ho scritto, è un horror che non fa paura. Ecco, ad esempio, qua noi adesso usciamo e lui è guarito. Vedete come corre e sprinta. Eppure avevano tagliato un polpaccio con una motosega solo poco fa e non abbiamo neanche preso un medikit, se è per questo. Ecco, l'orrore a questo punto invade anche il mondo al di fuori del manicomio. Come potete vedere, sta crollando addirittura una città. Dentro! Ma come e perché ciò accada, ammetto di non averlo scoperto neanche più avanti nel gioco. Demigod, ma se starei connesso vedrai che non è la prima e non sarà l'ultima di una serie di cose strane che accadono. Però ti dico, senza un filo logico a connetterle, personalmente ho perso anche un po' del coinvolgimento. Ecco, qui c'è il matto.
Ecco Artorius, tieni presente che questa è la versione PC, quindi quella più performante, anche se immagino ci sarà un Digital Foundry a breve. Quindi la domanda è, questo sta accadendo veramente o siamo già entrati in una dimensione parallela? Perché quello che vedete che sta per accadere adesso, con la città che si sposta tipo Inception, fa pensare che potrebbe essere tutto un incubo. Spike è... dico, andiamo avanti, cioè già il fatto che t'accoltella il tizio, ti risvegli appeso, zoppichi, poi non zoppichi più, poi esci, poi c'è una città distrutta. Adesso vedrai più avanti, potrebbe non essere una sceneggiatura, potrebbe essere magari tutto un sogno, non lo so. Lo scopriremo più avanti. Cazzo, non ci sente nessuno? Saranno tutti morti. Tutto bene lì dietro? Qualche scossone, ma tutto ok. Sarà tutto ok una volta via da qui. Okay. Tra poco saremo al sicuro. Okay. Riflesso nello specchio, vede il cattivone. Ecco, quando c'è questo sibilo, questo fischio, non succede mai nulla di buono. L'autista misteriosamente si zombifica. Aspetto. Ma che no. E c'è il nulla. A questo punto non si aspetta che uno muoia, perché se cadi giù da 50 metri con una Jeep. E così finisce il primo capitolo. Salviamo la partita. ...24 minuti, abbiamo salvato, andiamo avanti.